Non vogliamo insegnare niente a nessuno. Il metodo di lavoro che abbiamo utilizzato è un metodo che ci consente di operare in maniera molto incisiva, perché le energie e le capacità si moltiplicano allorquando i compiti vengono suddivisi con un buon coordinamento tra tutte le forze di polizia. Quindi il sistema era quello sempre delle scatole cinesi? Il sistema delle scatole cinesi, qui è stata necessaria molta pazienza per ricostruirlo, ma alla fine confido che siamo riusciti a dimostrare al giudice che si tratta di un unico centro di interessi che ha realizzato qui nella nostra provincia un investimento massivo in violazione della normativa a tutela del territorio e del paesaggio. Siete stati prima a scoprire questo tipo di illeciti relativi agli impianti fotovoltaici ed è un fenomeno che si è allargato a macchia d'olio, una vera e propria emergenza nel nostro territorio. Io penso che il territorio di Brindisi sia stato interessato in maniera massiccia da questa strategia condotta da finanzieri, diciamo, un po' disinvolti che hanno deciso di realizzare un business, diciamo, senza osservare la normativa statale e regionale dell'epoca, attratti dai forti incentivi che la nostra legislazione all'epoca riconosceva. È stato contestato l'associazione a delinquere per la prima volta per questo genere di settore? Questa è la prima volta che viene contestato dal nostro ufficio e credo che anche in Italia sia stata la prima volta il reato di associazione per delinquere, perché abbiamo riscontrato, grazie alla pazienza e all'attenzione investigativa di chi ha coordinato le indagini e di chi le ha svolte, che le modalità esecutive sono sempre state uguali, che i personaggi, le persone fisiche coinvolte sono sempre le stesse, anche se i ruoli sono diversi, le persone sono le stesse, lo stesso, la titolarità delle quote, sono varie società, ma tutte controllate sempre da una stessa società. Il direttore dei lavori è lo stesso, il progettista è lo stesso, l'esecutore dei lavori è lo stesso, e questo ci ha fatto ritenere che la mente che ha ideato tutto quanto sia unica. Dottor Gizzardi, un'operazione complessa, tre forze di polizia coinvolte, quanto è durata questa indagine? Beh, diciamo che noi ci interessiamo come Procura di Brindisi della problematica del fotovoltaico da marzo 2011. Siamo andati avanti in maniera prudente proprio perché si trattava di un terreno assolutamente inesplorato dal punto di vista giurisprudenziale. Man mano abbiamo affinato le nostre conoscenze, abbiamo affinato le nostre procedure operative, abbiamo imparato a leggere meglio i documenti e quello che avevamo intuito fin dall'inizio, cioè che a monte ci fosse un'operazione di grossa speculazione riconducibile ad un'associazione a delinquere, lo abbiamo potuto poi riscontrare all'esito di tutti gli accertamenti fatti e, diciamo, da 6 mesi a questa parte abbiamo portato avanti questa indagine, queste investigazioni che poi sono confluite nella ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP sulla richiesta della Procura di Brindisi.